questa amministrazione crede nel fatto che bisogna darsi una politica, una strategia. Questo è un fenomeno che noi già stiamo constatando e valutando da diversi anni, però adesso c'è bisogno di definire una politica di accoglienza turistica. Questo vuol dire capire intanto il fenomeno, capire quello che sta accadendo a Leverano, che è accaduto, e governarlo. Governarlo attraverso una serie di strategie che partono dal decoro urbano, alla organizzazione dell'accoglienza, all'offerta culturale di qualità, alla riorganizzazione del sistema dell'enogastronomia, quindi un sistema che va riorganizzato con una politica organica. Abbiamo pensato alle giornate per il turismo perché pensiamo che di dover concepire il turismo in maniera differente. Il turismo non è semplicemente monitorare i flussi che arrivano sul nostro territorio, ma è preparare tutte le condizioni perché il nostro paese sia accogliente e vivibile, prima per i cittadini e poi per poterlo offrire a chi ci viene a visitare. Oggi ci soffermeremo sull'accessibilità, perché siamo convinti che non ci può essere turismo se non c'è possibilità per chi ci viene a visitare di conoscere realmente quello che si cela dietro la nostra storia e la nostra cultura. E accessibilità significa anche rendere fruibili tutti i luoghi e gli eventi che noi organizziamo sul nostro territorio. Il secondo appuntamento sarà dedicato invece alle strutture ricettive, perché siamo convinti che non occorre soltanto aprire delle strutture turistiche, ma occorre anche mettere a sistema tutto il sistema dell'accoglienza. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato alla mobilità nel centro storico, perché siamo convinti che occorrano regole condivise, precise e dettagliate per rendere il nostro centro storico fruibile dal punto di vista turistico. Il quarto appuntamento sarà dedicato al piano del colore. Il piano del colore per noi non è semplicemente descrivere il colore di una facciata, ma significa decoro, significa stabilire come avverrà la struttura degli edifici, eliminare fastidiosi elementi come la piastrellatura degli edifici e regolamentare elementi come quello dei condizionatori all'esterno. Quindi sostanzialmente decoro, questa è la parola d'ordine che ci siamo dati, e siamo convinti che un confronto con la cittadinanza, con gli operatori di settore, con i commercianti, con le istituzioni e con le associazioni sia quello di cui questa amministrazione ha bisogno prima di prendere tutte decisioni importanti per la nostra comunità. Allora, l'app è un'app turistica perché permette a chi arriva a Leverano di avere delle informazioni dettagliate su quelli che sono gli eventi che noi organizziamo e tutti gli appuntamenti delle nostre stagioni estive, autunnali ed invernali. Ma è un'app importante perché non è soltanto turistica, è un'app che, ricollegandomi al discorso sul decoro, consente anche di segnalare i disservizi presenti sul territorio, e quindi barriere architettoniche, problemi stradali, marciapiedi non funzionanti, tutto quello che attiene alla vivibilità del nostro luogo. Un altro progetto molto importante che presentiamo oggi è quello di Leverano che si racconta. Abbiamo predisposto una serie di mappe che descriveranno in italiano e in inglese tutti i nostri principali monumenti, i nostri principali attrattori, e con il linguaggio Braille e dell'IS, e quindi ci proponiamo di rendere ancora più accessibile il nostro turismo anche a fasce deboli della popolazione affette da disabilità, nella consapevolezza che il turismo è elevare il nostro standard di accoglienza e di vivibilità del luogo. Infatti noi di InfoPoint, Associazione Levante, siamo orgogliosissimi di ospitare proprio questa sera questa prima serata delle quattro serate dedicate al turismo, proprio perché grazie a InfoPoint abbiamo scoperto quelli che sono i punti di forza del nostro territorio, e speriamo che queste quattro serate possano essere un momento di crescita per noi, per tutta la comunità leveranese e non solo, e soprattutto anche occasione di proposte, idee e progetti utili al nostro territorio.